La perifrastica passiva può avere anche forma impersonale. Rivediamo l'appello finale che Cicerone rivolge a Cesare. La forma impersonale è costituita dall'espressione elaborandum est. È impersonale perché non c'è il soggetto e il gerundivo si trova al neutro singolare, con il verbo sum alla terza persona singolare. Come nella forma personale, chi deve compiere l'azione si trova in dativo d'agente. La traduzione letterale è la seguente: da parte tua, tibi, bisogna darsi da fare. Per tradurre più agevolmente la perifrastica passiva nella forma impersonale, seguiamo questo procedimento. Il dativo d'agente diventa il soggetto della frase. Tibi va tradotto con tu. Con il soggetto italiano concordiamo il verbo dovere nel tempo e nel modo della voce di sum della perifrastica. Est diventerà quindi tu devi. A questo faremo poi seguire l'infinito del verbo che in latino è posto al gerundivo, quindi impegnarti. Tu devi impegnarti. Se nella frase è presente un altro termine indativo che possa creare ambiguità, il dativo d'agente viene sostituito da a o ab più ablativo. Esaminiamo meglio l'affermazione di Cicerone: a te mi est obtemperandum Caesar. In questo caso la funzione d'agente è espressa con a più ablativo del pronome personale tu, perché nella frase abbiamo già un dativo mi, a me. Traduciamo alla lettera: a te, da parte tua, obtemperandum est, bisogna obbedire, è necessario obbedire, mi, a me. Quindi, applicando il procedimento che abbiamo illustrato prima, la traduzione corretta sarà: devi darmi retta, o Cesare.